è la bandiera dell'Italia, eh? Ah, Sebastian! Alcalde de mi ciudad es el señor que sacó una bandera en el pecho y sin lentes. Dalla Associazione Arma Aeronautica. Viva il secondo gruppo del Monte Burlo. Viva la 46esima brigata aerea. Viva l'aeronautica militare italiana. Che bonito. Grazie comandante per le bellissime. Los señores con el sombrero negro y plumas negras son bersaglieris. Y los señores de sombrero verde y una sola pluma son alpines. Le piume che vuol dire? I bersaglieri, è un gruppo militare. Bersaglieri, e quelle con le piume? Gli alpini, del babbo. Gli alpini, quello che faceva mio suocero, che assieme a mio suegro, era un alpino mio suegro. Sono corpi militari. Sono alpini, corpi militari. Grazie di cuore. È terminato. Il mondo militare ti piace? E proprio come sono belli sotto un po' di uniforme. Nosotros decíamos, perché hai queste banderas qui? Estas banderas porque hay, y era porque hoy día tenían que hacer la conmemoración a los caídos, como se dice, a los que se murieron. Unos momentos después. Io andavo a lanciare la bomba a giro, non è che serviva un granché. Lanciai la bomba, sta passata, scoppiava tutto, perlomeno mi divertivo molto. Però per che cosa? Aquí estos hombres están hablando de militares. Buenos días, Gianluca. Poi bello. Ma io l'ho fatto. Poi bello, son partito. Ah, l'ho fatto? Certo. 12 mesi, caporale istruttore. Il bistec tiene que estar así con sangre ahí adentro. È pronto? Manca un po'? Ah, per te mancherebbe tantissimo. Para mí seguro, a mí me gusta esto de acá, que son quasi quemaditos. Casi quemaditos. Questa è la famosa bistecca fiorentina, questa si gruesa. Più alta. Ancora più alta? Più alta? Il doppio? Il doble dice, ma o meno, la bistecca
deve essere cotto anche in piedi l'ultimo minuto. Ah, deve essere cotto per i quattro lati? Per quattro lati? Tre. Ah, perché l'altro c'è l'osso, no? Tiene che stare cucinato per tre parti. Questa parte del hueso no. Tiene che mantenersi in piedi, sì. Me lo fai più cotto a me? Un pedacito? No, la sua dopo la rimetto sopra. Vai. Un pedacito basta, è così, tipo quello lascialo lì, guarda. Lasciala fare, non gli piace che le tocca la ciccia, guarda. Non le gusta che la guarda su pancita, sta gordita la lady. Non è tua pancita bella lì? Pancita? Pancita lady? Non c'ha la pancia? Ciao ciao. Sì, grazie. No, non ti ciao. No, non le gusta. Non le gusta. Sembra la luna un pochino, vero? Assomiglia un po'. La luna era secca però. Luca, che hai fatto da mangiare oggi? Io? Ti devo descrivere tutto quello che ho fatto? Ho fatto di tutto. E in spagnolo però ti dice là, no? Di tutto come si dice? De todo. De todo. E c'ho de todo. E c'ho de todo. Certo. Perfetto. Tu non hai comido nada? Io non ho mangiato nulla, vero? Nulla. 8 piatti così. Che ho segnato, va bene. Io ora ci ho messo pure il cioccolato, lo cioccolato. Però io non lo como, non como nada perché sono tutti cioccolati al latte, cioccolato. Non hai nessun cioccolato amaro, mi piace, mi gusta il cioccolato amaro. La Tiziana, come se cioccolate. Gli italiani, se state guardando questo. Non ci siamo ancora. Per l'amor di Dio, eh. Aspetta. Guarda là, che lavoro. No, fa male. Perché li fai quello lì? Guarda là, che lavoro. Non me lo girare, eh. Perché se c'è un altro di là, ti sei rotto. Ma, almeno mi sta, è stato un puro caso, perché non l'ho ricordato. Non l'ho potuto tirare di là. Ti faceva male se ti tiro di là. Ma no. Fa male, guarda che lavoro. Devi fare il barista, Luca. È uno scherzo? Che si chiama? Quello che bene vuole. Un italiano no, después della carne non toma questo. Solo io. Ma tu lo sciupi, tu ci lo zucchero. Perché? Perché si affloscia. Un pochino va. Hai sentito del cinese con la mannaia, Babbo? Dove? Vicino a Libi. A Libi? Sì, è uscito il cinese con la mannaia. Ah no, ma quello con il coso, con, sì, perché di uno con il motorino si sono scontrati ieri. Allora, dal vento con la mannaia è uscito con la mannaia. Ahí sta la Sofia e la Greta che stanno giocando con il pattine. Matteo ora arriva con... ahorita llega con... Los únicos tres hombres que hay en mi familia. Mi cuñado, mi esposo y mi hijo. Nada, ni básquet ni fútbol, ¿eh?
nessun caso per... Chiedo se passa, eh. Viejitos, allora? Par di vecchi, eh? Quarantenni qui. Eccoci. La sbarra avanti alla P2, te lo ricordi? Sì, sì. Oh, wow, ora si rompe in due, eh? Avere la sfida la mia. Dai! Vai da te, vai! 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 Chiama, chiama! Ho capito tutto! Ho capito tutto! Sono tornato giovane! Tutto quello uno solo tizio è lì? Sì. Che sta facendo mia cugnata? Necci? Sì. Piace? Mamma, mangi. Com'è Tiziana Neccio? Buono? Sei la unica che non mangia Neccio te? Buono? Non sembra italiana la... Tutta. Mentre averlo finito. Che hai fatto amore? Perché hai messo le mani? Perché hai messo le mani? Se non parlo, se faccio il video non mi vedo mai. E stesso non si dice. La Sofia è brava decorando lo splato. No, come con la ricotta, questa è panna. Bueno, así termina el vlog de hoy día. Ha sido un día muy hermoso, ¿cierto? Con la familia. Hemos disfrutado mucho, nos sí, divertimos. Después de mucho tiempo hemos estado junto a toda la familia, hemos jugado un... ¿Te ha gustado jugar con tus primas, Maite? ¿Sí? Estás cansada, ¿no? Y ahora está cansada ella. Sebastián ya está durmiendo, Maite ya está en pijama, ya se ha bañado y está mirando un film y después nos vamos a la cama todos. Ajá. Yo también. Nada, nos vemos en el próximo video. Chao.